Vabbè, facciamo pulire domani. C'è un pezzo di agro che batte in un reparto d'eccellenza del Policlinico di Napoli e la chirurgia toracica del Policlinico Università Vanvitelli, da ieri intitolato al medico già primario e professore universitario Enzo Pastore, vanto ed orgoglio di questa terra. Primo ordinario di chirurgia toracica dell'Università Vanvitelli, creatore di una scuola di specializzazione di alto profilo. A lui, Nocerino Doc, ieri, alla presenza della moglie Adriana Torre e del figlio Andrea, è stato intitolato il reparto che ha tra le sue file eccellenze mediche anche dell'agro nocerino sarnese, allievi e specializzandi del professore Pastore che hanno voluto che il reparto eccellenza del dipartimento diretto dal professor Ludovico Docimo portasse il suo nome, riconoscendone le doti, la professionalità, la competenza, l'abnegazione e l'altruismo che ha contribuito alla crescita di tutti, facendo sì che oggi in quel suo reparto si paventi la possibilità di intervento per il trapianto del polmone, impossibile da immaginare nel sud Italia oggi. A dirigerlo un professionista dell'agro, il professor Alfonso Fiorelli. È veramente per noi una giornata importante che ci riempie veramente il cuore di gioia, perché oggi dedichiamo il reparto di chirurgia toracica dell'Università Vanvitelli al professore Pastore. Il professore Pastore ha fatto veramente la storia della chirurgia toracica a Napoli e è stato un eminente docente a livello nazionale e internazionale, ma soprattutto ha fatto la storia a livello locale, perché è stato il fondatore della cattedra di chirurgia toracica nella prima facoltà di medicina, che nel corso degli anni poi ha cambiato nome, si è chiamata Seconda Università degli Studi di Napoli per chiamarsi oggi Università Vanvitelli. È stato il fondatore della cattedra di chirurgia toracica di questa facoltà, ma soprattutto quello che veramente riempie a tutti noi il cuore di gioia è che ha trasmesso una scuola di chirurgia toracica che è rimasta ancora oggi l'unica scuola universitaria di chirurgia toracica presente nella regione Campania. Devo essere sincero, è vero, c'è molto orgoglio campanilistico e diciamo che molti ci prendono in giro dicendo che il 50-70% dei chirurghi toracici proviene dall'agro nocerino sarnese, quindi c'è un'altissima incidenza. Ma questo perché? Perché nell'agro nocerino sarnese c'era il fondatore della nostra scuola, ma non perché era il professore Pastore, ma perché era una persona veramente che ha lasciato dei grandi affetti, e quindi sceglierlo come maestro era un piacere per tutti, perché ha permesso di progredire non solo dal punto di vista dell'attività medica, ma soprattutto dal punto di vista umano e nei rapporti con gli altri. Il dipartimento del quale fa parte il reparto di chirurgia toracica, intitolato ieri al professore Pastore, diretto dal direttore Docimo, è stato definito ieri un fiore all'occhiello della sanità regionale. Vanta ben 4 sale operatorie moderne, robot, apparecchi laparoscopici e toracoscopici, laboratorio di analisi per i propri pazienti in autonomia, così pure una radiologia, una TAC, postazione cardiologica, la terapia intensiva, la dialisi al piano terra della struttura. Vanto ed orgoglio per l'attuale direttore del dipartimento universitario di scienze medico-chirurgiche, del quale il reparto è parte integrante. Sono pochi i chirurghi toracici e se ci sono, molti sono stati formati dal professore Pastore, al quale il professore Pastore ha trasmesso non soltanto capacità tecniche, ma anche doti umane di trasmettere questo messaggio e di far sì che la nostra università e questo dipartimento possa avvalersi di alte professionalità. Proprio oggi abbiamo fatto un passo avanti per quello che è il trapianto di polmone nella nostra università. Possiamo annunciare con Sì, lo possiamo annunciare, abbiamo fatto un grande passo avanti. Tenete conto che sono pochissimi i centri in Italia dove si svolge un intervento di questo tipo, e questo si può realizzare soltanto se esiste una grande organizzazione, e noi pensiamo di averla, una grande capacità tecnica, e anche in questo dobbiamo essere immodesti e dire che l'abbiamo, e quindi la nostra società si potrà giovare di un ulteriore atto terapeutico, quale appunto il trapianto di polmone, che è espressione e frutto di grandi capacità in campo oncologico, capacità in campo della fisiopatologia, e questo dipartimento che è organizzato con tutte le specializzazioni necessarie anche a un'attività trapiantistica è pronto per questa nuova sfida. Grande emozione, ringraziamenti, perché sono stati tutti affettuosissimi, veramente non me l'aspettavo, tanta affluenza. Adesso c'è un motivo di orgoglio vedere questo reparto dedicato al compianto professore. Mio marito, sì.